saluto anche dal nostro skipper Angelo. Allora, a tra poco dalla splendida Positano. Ed eccoci qui a Positano, ci prepariamo a prendere la boa. Il campo boa è qui di fronte alla spiaggia, per passare la notte qui. Ed eccoci qui, la perla del Golfo di Salerno. Ragazzi, se c'è un posto più bello di questo, una rada più bella di questa, io ancora non la conosco. Ed eccolo, è lui, il re di tutti gli skipper, il grande Fidel. Fidel, anche questo finisce sul canale, sappilo. Saluta Angelo. Ciao. Skipper Angelo, allora ci dica come si chiama questa grotta? Questa è la grotta dell'Arco Naturale, siamo nei pressi del ristorante Santa Croce, ristorante dei miei amici che pubblicizzo sempre la mia vocazione. Pubblicità occulta. Mangio bene e soprattutto c'è la possibilità di vedere due elefanti dall'altra parte, però che si battono, si intrecciano le proposte. Da quanti mesi? Arco Naturale. Che farà impronare, quindi faccio qui di vedere. È un ex arco naturale. No, ci vedono lì praticamente le mangiare, la parte che più. Eccoci qui, giunti nel porto di Amalfi. Mi dispiace che non ho fatto in tempo a riprendere la manovra che ha fatto Giulio, che è stata veramente prodigiosa. Che mani, mamma mia. Difficilissimo entrare qui, io ci avrei messo mezz'ora. Ragazzi, purtroppo il nostro Angelo è rimasto senza ormeggio, quindi stasera non sarà dei nostri per la grigliata di pesci. Bellissimo! Alfred, hai il porto più bello di sempre. Bello. Bellissimo. Allora ragazzi, si pulisce pesce, stasera mega grigliata. Pesce, butta via. Tutta. Totani, seppe, pozze e orate. Ovviamente aspetta a me finito. Allora inizia la cottura. Allora procede la preparazione. Sì. Poi andiamo
c'è solo un capitano, un capitano, c'è solo un capitano.